Buongiorno, oggi vi lascio un tutorial su come lavorare per cominciare a migliorare la nostra mensura verticale sugli avambracci. Piccola premessa, ovviamente prima di provare a fare queste cose e di installarvi bene, magari fate una pratica yoga o 10-15 saluti al sole almeno. Detto ciò, allora, cinciata migliosa non è sicuramente una posizione per chi sta iniziando. Richiede tantissima forza e controllo, quindi se andate a provarla non scoraggiatevi se non riuscite. Io ci ho messo davvero un'eternità e ancora ci sto lavorando. Ci sono giorni che mi sento fortissima, altri giorni che la sento poco, ed è normale, va benissimo così. Come per tutte le cose, è la pratica che ci perfeziona, che ci fa diventare più forti. Allora, intanto, come fare a capire se si è pronti per lavorare su pigiama yoga? Mi ricordo che un mio insegnante una volta mi aveva detto: la base di tutte quante le posizioni di equilibrio sulle braccia, le posizioni invertite, è la posizione della tavola, plank pose, e non c'è niente di più vero. Quindi, se volete iniziare a lavorare su questa posizione qua, su pincia, dovete sicuramente andare a rafforzare la vostra plank. Quindi vi farò vedere un paio di esercizi che secondo me sono utili, anche lavorando al muro per questa posizione. Prima di provare a seguire queste cose, ovviamente riscaldatevi con una bella pratica, magari anche 10-15 saluti al sole, non lo so, vi dovete sentire bene caldi, bene freddi. Quindi dicevo, una cosa fondamentale per voi è la posizione della tavola. Dovreste essere in grado di tenerla almeno un minuto. Qual è la vostra prova del tavolo? Quindi la conosciamo, la conoscete sicuramente tutti. I polsi circa sotto le spalle. E qua cerchiamo di arrotondare la parte alta della schiena. Non spingo in alto il bacino. Contratto bene sia l'addome che il perineo. Qua allontano le scapole tra di loro. Adesso non so un minuto, altrimenti questo video va a durare un'eternità, però allenatevi e cercate di tenerla almeno un minuto. Usatela questa posizione e mettetela in tutti quanti i vostri flow. Se per voi questa ancora è molto estrema, la potete fare con le ginocchia a terra, ma sempre avendo l'idea di allontanare e di respingere il trapezino. Ok? Benissimo, altra posizione fondamentale per lavorare sulla posizione sulla verticale sugli avambracci è la nostra amatissima posizione del delfino. I miei allievi sicuramente la conoscono. Allora, come si fa? Porto gli avambracci a terra, larghi quanto le mie spalle, vedete, con i gomiti sotto le mie spalle, punto di vita dei piedi dietro e qua vado a staccare le ginocchia da terra, ombelico qui dentro, anche qua contraggo sia addome che perineo e voglio spingere in alto e indietro le spalle. Idealmente i talloni toccano il tappetino, ma se stanno sollevati e avete bisogno di piegare le ginocchia va benissimo, non importa. Anche questa posizione cercate di tenerla per un minuto. Volete proprio raggiungere l'allungamento di tutta la parte posteriore del corpo. Quindi questa sicuramente è una posizione che dovete introdurre in tutte le vostre pratiche perché vi aiuterà a irrobustire tantissimo la parte superiore del corpo. Un esercizio che dovrò fare sono i push-up dalla posizione del delfino al crancio. Quindi sono nella mia posizione del delfino, spingo e vado in canapaccio in giù e cerco di fare questo movimento per 10 volte almeno. Quindi canapaccio in giù, delfino, canapaccio in giù, delfino. E poi tengo per altri 10 respiri, sempre spingendo in alto e indietro le spalle. Altro metodo infallibile per costruire la forza necessaria sulla parte superiore del corpo sono i push-up. Quindi dalla posizione del delfino ritorno
cioè ritorno qui a braccia a terra, lato contro le mie spalle, stacco le ginocchia, spingo in alto i bacini, sono nel delfino. E qua voglio andare avanti con le spalle, come se volessi con la fronte baciare il tappettino. Quindi spingo in alto il bacino, vado avanti e spingo. Anche questo è un movimento che faccio 10 volte. Anche questo ugualmente lo potete introdurre in tutti quanti i vostri flow, sia tutte le posizioni che vanno a lavorare sul rafforzamento dell'addome come la katana, oppure cane a faccia in giù a tre zampe, ginocchio all'orto, e tengo sopra un muro. Tutti questi lavori qua sono sicuramente ottimi per costruire la forza necessaria. Se ancora non riuscite a stare proprio in verticale sugli avambracci, iniziate dalle basi, iniziate proprio a costruire la forza. Io ho fatto così perché all'inizio mi lanciavo e non riuscivo a reggere il peso del mio corpo perché non ero pronta, quindi lavorate in questo modo, qua e si arriverete. Benissimo. Allora, andiamo a provare la posizione Pincha Mayuradhana con l'aiuto del muro. Potete lavorare schienandolo o pancia al muro, sono due modi. Primo, non so tanto distanza dal muro, porto le mani a terra, qua stacco le ginocchia, da terra e spingo in alto il bacino. Se riesco cerco di camminare avanti, cammino e tengo intanto la posizione. Qua idealmente voglio portare il bacino sopra le mie spalle. Io ho trovato questi metodi molto, molto utili, ce ne sono tanti altri per lavorarci, però per me sono stati quelli che più mi hanno aiutato. Vi dico sempre, è la stessa cosa che la rete alla verticale, non lanciatevi sapendo che dietro avete un muro, perché non vi serve a niente, dovete cercare di salire in verticale con controllo. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire è la posizione delle braccia. Allora, io e come nella verticale, prendo i gomiti, gomiti larghi quanto le mie spalle, e mi piace lasciare giù i palmi delle mani a terra. Però si può fare anche benissimo unendo i palmi delle mani. Non è sbagliato, è solo un altro metodo. Io trovo più stabilità nella transizione, però provate anche questa. Vabbè, per voi va bene questa. C'è anche chi trova, diciamo, maggiore aiuto usando il blocchetto, quindi utilizzando il blocchetto mettendolo in mezzo alle mani a terra, così. Ok? Quindi, dicevo, ci vuole tanta forza nell'addome, nelle braccia, in tutta la parte superiore del corpo in generale, e molto controllo. Quello non avviene dall'oggi al domani, si sviluppa col tempo, quindi l'unica cosa che potete fare realmente per ottenere il Pincha è lavorarci sodo, con costanza e non scoraggiarvi. So che all'inizio può sembrare impossibile, che le spalle vi cedono, le braccia vi cedono, vi sentite bruciare completamente le spalle, però vabbè, ci siamo passati tutti. Quindi, spero che questo tutorial vi possa essere d'aiuto per lavorare su questa posizione che in tanti mi avete chiesto, soprattutto in allieve. So che è un periodo difficile, già una volta che siamo chiusi in casa, che non ci vediamo lezione, però non perdete l'entusiasmo. È normale avere le giornate, no? È normale svegliarsi e non avere la voglia di fare niente, soprattutto perché siamo.
sempre dentro casa ed è difficile tenere un entusiasmo, capita anche a me, però mi raccomando, non lasciatevi andare. Adesso veramente ci sono tantissimi modi per allenarsi, ci sono tanti insegnanti che danno lezioni online, anche gratuite, chi fa lezioni su Zoom, molti di voi mi hanno chiesto perché non sto facendo delle lezioni su Zoom. La verità è che mi piacerebbe molto anche per ancora vedervi praticare e rimanere in contatto, però ho una connessione pessima e non me lo permette. Ho provato, però la mia casa quindi non riesco. Il massimo che posso fare è farmi un intanto dei tutorial o provare a registrare delle lezioni generali un po' adatte a tutti, come avevo fatto in precedenza. Quindi ragazzi, non perdetemi, mi raccomando, l'entusiasmo, continuate a praticare, veramente su internet trovate una maglia di cose. Io quando mi sveglio, diciamo, sono quelle giornate, no? Che noia, tutti i giorni sono uguali, voglio andare al centro ad allenarmi, voglio andare a fare dei siti aerei, voglio quello, mi manca quello. Mi cerco un bel video che mi ispira, che mi promette bene. E allora mi torna la carica. Sto anche provando a fare degli allenamenti diversi, tipo la mia insegnante di tessuti aerei ci manda degli allenamenti di funzionare mortali. E ho provato anche quelli, sono proprio una bella schiappa. Però vedete, così abbiamo l'opportunità, dato che siamo a casa, di provare cose diverse, cose nuove. Quindi non fatevi prendere dallo sconforto. Siamo in una situazione brutta, ci siamo tutti insieme, ma cercate comunque di vedere il lato positivo, sempre.